leva. O altrimenti, se parliamo dei nostri quadri, ci sono delle prese sotto le lampadine dove posso andare a inserire un comune tester sotto la funzione voltmetro. Abbiamo in uscita le spie grigie perché non sono obbligatorie. Poi che cosa abbiamo? Un relè di protezione che è detto PG, protezione generale, che quindi dovrà andare a realizzare tutte le funzioni che abbiamo visto prima, quindi sovraccorrenti di fase e guasti a terra. Abbiamo che cosa? I trasformatori di corrente in blu, questi servono per rilevare le sovraccorrenti di fase, quindi termiche e cortocircuito. Abbiamo il toroide, ok, sempre collegato al relè con la sua cavetteria, per fare il guasto a terra. Questo potrebbe essere collegato all'ingresso o all'uscita, la norma CE 016 consente entrambe le situazioni. Se ho protezione direzionale, mi serviranno anche questi arancioni che sono i trasformatori di tensione, detti anche TV, che adesso viene fuori le didascalie, quindi vediamo il cavo di collegamento, il toroide omopolare, il trasformatore di corrente, il trasformatore di tensione, se ho una protezione direzionale, va bene? Eventualmente la norma mi consente di metterlo protetto dall'interruttore. Se voglio spendere soldi in più, posso mettere un'altra unità funzionale separata con i TV, ma non conviene. Protetto da un sezionatore con fusibili, protetti da un sezionatore con fusibili. Ma qua è un discorso più complesso che poi vedremo tra il mese di novembre, l'ultimo appuntamento che avremo il 16, perché ci sarà quando parleremo degli utenti attivi, dove vedremo gli schemi degli utenti attivi, dove è necessario andare a installare questa cella con i trasformatori di tensione, ma perché in quel caso qui i trasformatori di tensione non sono più soltanto 3, ma ce ne sono altri 2, sono 5. Sistema di protezione generale, che cos'è? Sistema di protezione generale è composto da che cosa? I trasduttori di corrente, il toroide omopolare, il trasduttore di tensione, il relè di protezione e i circuiti di apertura dell'interruttore più la cavetteria di collegamento, ovviamente dei TA e dei TV a relè di protezione. Questo si chiama SPG. PG è relè, SPG è il sistema di protezione generale. Allora, se ho un impianto con una semplice protezione di guasto a terra 51N o I0 maggiore, ok, mi basta il toroide per misurare la corrente di guasto a terra, vedete qua, collegato a relè di protezione, va bene, che fa agire l'interruttore, ok? Se invece ho una rete estesa utente, considerata una rete utente considerata estesa, quindi sopra queste lunghezze, nelle rispettive tensioni, mi servirà una protezione direzionale. Quindi vedete che il relè di protezione incrocia il segnale della corrente omopolare con quello della tensione omopolare che arriva dai TV, ok, che hanno il secondario a triangolo aperto, ok, proprio per andare a individuare qual è la direzione della corrente di guasto. Un esempio di sistema di protezione generale, ad esempio usato con i nostri relè SEPA, va bene, qua dietro abbiamo i collegamenti del relè, ma è tutt'altro che simile anche ai nuovi relè ISERG IP3, diciamo che sempre collegamenti amperometrici e voltmetrici ci sono e ingressi e uscite ci sono. Adesso magari quando i SEPA cominceranno a uscire di produzione magari si scambieremo lo schema con quello di ISERG IP3 comunque. Abbiamo collegamenti amperometrici I1, I2 e I3 che arrivano dai 3 TA, collegamenti volmetrici V1, V2 e V3, ok? E il toroide per il guasto a terra che nel SEPA si collega al 18-19, tutto qua, basta, non è che cambia tanto, ok? Quindi abbiamo i nostri trasduttori di corrente per le correnti di fase, che possono essere i TA tradizionali, che sono quelli che hanno il nucleo induttivo ferromagnetico, quindi si collegano le sbarre di rame a queste bullonerie sulla testa del TA e si esce con dei cavettini sotto che vanno al relè, questo è un doppio secondario, vedete sono 4 bulloni, 2-2. O altrimenti, come spesso ormai avviene da qualche anno a questa parte, i nostri quadri escono con i TA toroidali, che sono di tipo elettronico, quindi il cavo ci passa in mezzo qua, va bene, ce ne sono 3, uno per ogni fase,
e vengono collegati con questa spinetta RJ alla, alla scheda messa posteriormente alle di protezione, sono molto più comodi gli elettronici. Il teatro lidale, la ciambella invece è il teatro lidale per il guasto a terra, tipicamente questa, quella che non utilizziamo, ed eventualmente i TV di tipo induttivo, che sono questi qua, va bene? Al momento abbiamo quelli induttivi, poi magari arriveranno anche qua quelli elettronici, però sui nuovi relè di protezione ci vorrà un po' di tempo. La norma che cosa dice? Che io quando faccio un allacciamento alla rete di distributore posso installare qualsiasi tipo di potenza che mi pare piace di trasformatori, cioè voglio mettere 10 macchine da 1600 kV A, lei via, senza problemi, da un limite. Il primo limite è il limite alla singola potenza di cortocircuito, nel senso che un trasformatore MTBT, se chiudiamo il cortocircuito in MOSFET di bassa tensione, quindi faccio un cortocircuito sulla BT, in base alla sua potenza originerà una corrente di cortocircuito. Quindi questa corrente di cortocircuito devo fare attenzione che non sia troppo alta, perché oltre a far scattare la mia protezione, potrà andare a far scattare la protezione di cabina primaria dell'ente distributore. Quindi la cabina primaria dell'ente distributore è settata secondo dei limiti ben precisi. Il TO si può mettere a monte dei TA o deve sempre essere a valle. Il TO, ve l'ho detto, si può mettere all'ingresso o all'uscita. Se avete dei dubbi, allegato H della norma 616 che vi fa vedere queste cose. Però se lo metto all'ingresso è a monte, se lo metto in uscita è a valle, non c'è nessun problema. Va bene? Secondo me, cioè, secondo me è sempre meglio metterlo a monte. Comunque, se si può fare. Allora, qual è la potenza di cortocircuito? Allora, massima di un trasformatore, riferito ad una VCC percentuale ovviamente del 6%, si parla di 2000 kV/A 20 kV se è un allacciamento 20 kV e 1600 kV/A per reti a 15 kV. Ok, quindi la potenza di un singolo trasformatore MTBT, ok, o di due macchine in parallelo sulla stessa sbarra BT, quindi ad esempio due da 800 in parallelo o congiuntore chiuso, al massimo devono dare questa potenza, perché se c'è un cortocircuito la nostra soglia di cortocircuito, che è la I tre volte maggiore, interviene, ma non è tarata 600 A, ma non interviene quella dell'ente distributore, che generalmente tratta 900 A. Ok? Quindi questa sono la massima potenza di un singolo trasformatore su una singola sbarra BT. Va bene? Ecco qua, ne abbiamo un esempio, cioè questo è il nostro trasformatore, c'è un cortocircuito BT, va bene? O due macchine in parallelo, deve intervenire DG, al massimo il nostro DG e non cabina primaria. E di questi trasformatori da 1600 o da 2000, quanti ne posso mettere? Ok? Una serie infinita? 20 trasformatori da 1600 kV A? Perché no? Dipende da che cosa devo fare con il mio impianto, no? Ecco, la cosa importante è che queste macchine, quando si inseriscono, va bene, non partano tutte assieme, ma gli venga dato un limite. Quindi, perché sappiamo benissimo che la corrente di inserzione è la somma delle correnti di inserzione, va bene, di tutti i trasformatori. Quindi bisogna dargli un limite, altrimenti anche qua quando partiranno i trasformatori faranno scattare la soglia di tre volte maggiore del mio DG e anche del distributore. Quindi il limite è 3 per 1600 a 15 kV, va bene? Io dico 3 per 1600, vabbè, 4800 kV A, 15 kV, quindi se ho una macchina da, che cavolo ne so, da 1800 che non esiste, va bene, sono 1600, va bene, più una da non so, facciamo da una da 1800 e una da 3000 kV A, la somma è 4800, no? Però non è questo, sono il conto giusto sulle taglie standardizzate 3 per 1600, va bene, e 3 per 2000 a 20 kV, va bene, li posso fare insieme, ok, tutti e tre insieme. I trasformatori che eccedono questa potenza non possono partire insieme agli altri, ok? Quindi, se io inserisco l'impianto da zero, lo so, magari lo inserisco a mano, è ovvio che non partono tutti assieme, no? Il problema che cos'è? Il problema è quando manca tensione da parte dell'ente distributore, per qualsiasi ragione,
e i miei interruttori rimangono chiusi, ok, perché non ho una protezione di minima tensione e gli interruttori non hanno il funzionamento con una bobina di minima tensione, anche se ce l'avessero c'è comunque un UPS che la tiene chiusa la bobina, quindi quando magari torna tensione dall'ente distributore i miei interruttori sono chiusi di tutti i trasformatori e partono tutti assieme i trasformatori, quindi questo non va bene. Quindi per evitare questo problema bisogna prendere, la norma dice, opportuni dispositivi accorgimenti. Questi dispositivi quali sono? Allora, vediamo il problema che vi ho appena raccontato. Abbiamo le nostre magari tre macchine da 1600 e una 4 da 1600, ce n'è uno aggiuntivo. Okay. Allora, che succede? Questo è il nostro DG, ok, e la nostra cabina primaria. Le macchine sono tutte spente, DG è chiuso perché ad esempio è comandato da una bobina a lancio di corrente, ok? O magari una minima tensione sotto UPS che secondo c'è 0,16 deve tenere un'ora, quindi cabina primaria magari aperto per 20 minuti, che ne so, tempo di risolvere un guasto, e il mio interruttore però rimane chiuso, ok? Questi qua rimangono chiusi. Ritorna tensione, parto tutti assieme, la corrente di iniziazione totale mi fa sganciare il mio DG e o potrebbe intervenire anche la cabina primaria, ok? E quindi qui poi l'ente distributore ci viene a tirare le orecchie. Cosa posso fare per evitare questa cosa? Che quando manca la cabina primaria, questa macchina qui venga scollegata. E come lo faccio? Con una minima tensione, che tra l'altro poi è una funzione che è integrata già nel led di protezione, no? Si chiama 27 quella protezione di minima tensione. Prima soglia, quando manca tensione, stacca il mio trasformatore, ok? E al ritorno di tensione attende 5 secondi, va bene, per ridare tensione. Quindi vedete che diventa verde, tiene aperto. Quando torna tensione, va bene, con la seconda soglia, quindi la prima soglia stacca, con la seconda soglia lo faccio reinserire, seconda soglia di minima tensione. Questa è la logica che noi usiamo, non usiamo un relè di massima tensione, perché se impostiamo un relè di massima tensione per dare segnale di richiusura, la logica è giusto, ritorna tensione, però quello poi rimarrà, il relè rimarrà sempre attiva con la soglia, capito? Posso impostare che non mi fa scattare, non mi manda in blocco l'interruttore, però comunque poi la display verrà sempre fuori soglia di massima tensione. Invece se imposto una seconda soglia di minima e nego il segnale nella logica di inserzione, quando ritornerà la tensione il segnale della 27S2 quando supera ad esempio non so l'80% della nominale, il segnale della seconda soglia dopo 5 secondi va a 0, ma è un segnale negato, quindi va a 1, e con quell'1 io posso comandare la bobina, il relè può comandare la chiusura del contatto che mi va a comandare la bobina del relè, la bobina dell'interruttore che mi comanda questo interruttore qua. Okay. Ora adesso vedremo qualcosa sulle apparecchiature di media tensione, in particolar modo la norma che va a definire le prescrizioni comuni, l'ho messo nella pagina note, delle apparecchiature di media tensione, la norma CIN62271-1, okay, dove vengono praticamente date le caratteristiche minime e massime che devono avere le apparecchiature, okay, per quanto riguarda i dati ambientali, di umidità e così via, va bene, quindi quando si costruiscono delle apparecchiature elettriche bisogna rispettare questi valori, ok? E quali sono i parametri elettrici che definiscono le apparecchiature, no? Lo vediamo qua nella pagina note, il paragrafo 4 della 62271-1, quindi le cose che si sono scritte sulle slide non è che ce le siamo sognate di notte, vengono dalle norme, ok? Allora, abbiamo ovviamente una tensione nominale, una corrente nominale e una corrente di cortocircuito delle apparecchiature. Il problema è che non è che è un valore solo, qua i valori si stemperano in diversi parametri. La tensione nominale dell'apparecchiatura, ok, che ovviamente deve essere superiore alla tensione nominale dell'impianto, quindi se l'impianto sulla lettera l'ente distributore mi scrive che mi alimenta 15.000 volt, la mia apparecchiatura dovrà ovviamente tenere
questo 15.000 più una certa tolleranza, ad esempio più il 10%, va bene? Quindi la tensione mediana dell'apparecchiatura, ad esempio, io ho scelto un'apparecchiatura 24 kV macinata 17,5. E poi se succedono dei guasti e ho delle sovratensioni, la norma definisce dei valori minimi da rispettare in relazione alla tensione nominale di alcune tensioni, che sono la tensione UD e la tensione UP. Cos'è la UD? È la tensione di tenuta a frequenza di esercizio, è una sovratensione che il quadro può tenere per un minuto, ad esempio, a 50 Hz, in questo caso 50 volt, ok? Ad esempio per sovratensione di manovra, cose di questo tipo, e la tensione di tenuta a impulso atmosferico, la classica fulminazione, ad esempio 125 kV di picco su 50 microsecondi, ok? Quindi veramente un tempo veramente estremamente ridotto. Quindi le nostre apparecchiature devono avere, ok, questi valori, che sono valori presi dalla norma, ok? Tabella 1A, 24 kV, 50 kV l'abbiamo visto prima e 125 kV, li vediamo qua, ok? Se ho 36 kV parliamo di valori ancora più alti. Questi sono i valori per l'interruttore e questi sono i valori per il sezionatore. Il sezionatore sono valori più stringenti, cioè più severi, perché il sezionatore deve garantire la separazione metallica del circuito, cosa che l'interruttore da solo non riesce a fare. E poi i valori di tensione di impulso atmosferico sono doppi perché abbiamo che cosa? Un eventuale declassamento quando superiamo i 1000 metri. Quindi per un'altitudine superiore a 1000 metri il livello di tenuta di isolamento deve essere determinato moltiplicando, insomma, i valori che vediamo in questa formula qua. Ok? Quindi sopra i 1000 metri c'è un declassamento. E quindi se noi andiamo a vedere la norma qua, diciamo che possiamo tenere in considerazione un valore pieno, che è quello sotto i 1000 metri, e poi sopra i 1000 metri, se ho problemi, devo andare a considerare il cosiddetto valore ridotto, che è questo, 95 kW o 110 secondi. Questo è il simbolo di uno scaricatore, è una cella con scaricatori, perché qua si parla ovviamente di fulminazioni che arrivano dall'esterno sulla linea aerea. Una linea interrata è molto difficile che prendi fulmini sottoterra. Okay. La corrente, uguale come la tensione, abbiamo una corrente nominale che è quella dell'impianto, la corrente nominale dell'apparecchiatura che deve essere superiore a quella ovviamente dell'impianto, ma qui non è mai un problema perché generalmente il nostro quadro, ad esempio SM6, tiene 630 A, che in media tensione sono tantissimi. E poi abbiamo delle correnti di guasto, no? La corrente di cortocircuito dell'impianto, quindi l'apparecchiatura, la sua corrente di cortocircuito si chiama IK, e TK è il tempo di tenuta, quindi in questo caso ad esempio un secondo, che si chiama corrente di breve durata massima ammissibile. Poi abbiamo la corrente di picco, che è 2,5 volte la corrente di breve durata, quindi sarà 12,5 per 2,5. Ok, 31,25 kA. Ok, questi sono i valori di corrente che devono rispettare le apparecchiature. Il sezionatore. Quindi abbiamo detto che il dispositivo generale deve essere composto da un sezionatore, ok, e un interruttore. Il nostro sezionatore manovra a vuoto, quindi non manovra sotto carico, né tantomeno ovviamente aprirà correnti di guasto. Ok. Il simbolo del sezionatore è questo, un semplice sezionatore. Ok, quindi per manovrarlo devo prima manovrare un apparecchio di manovra che apre sotto carico, quindi generalmente l'interruttore. Ok, quindi deve essere interbloccato con questo, non posso manovrare il sezionatore prima dell'interruttore perché scoppierebbe l'interruttore. Solitamente si usa degli interblocchi a chiave, va bene? La norma che definisce il sezionatore di linea è la CIN 62271-102. Ok, allora il sezionatore, secondo questa norma, aspettate che non trovo più pagina.
problema alla pagina note. Delle classi in durata elettriche e meccaniche. In particolar modo, se noi parliamo di un sezionatore di messa a terra, perché il sezionatore può essere semplice o anche di messa a terra, vuol dire che realizza la messa a terra in cortocircuito dell'impianto, quindi serve alla sicurezza dell'impianto del personale, ha delle classi cosiddette di durata elettrica, ok? E0, E1 o E2 a seconda che sia migliore, peggiore o migliore, ok? Quindi ve l'ho messo qua sotto le classi di durata. Il sezionatore invece col pallino è il sezionatore interruttore di manovra sezionatore o interruttore sotto carico, la norma è la -503, che ha sempre delle classi di durata elettrica E1, E2 ed E3. Ok, quindi dalla peggiore alla migliore, va bene, e delle classi di durata meccanica, quindi M1 1000 operazioni, M2 fino a 5000 operazioni, e anche le classi C1 e C2 che sono quelle di interruzione della corrente capacitiva. Ok, quindi questo stabiliscono, diciamo così, la qualità dell'apparecchiatura. Quindi l'IMS manovra sotto carico ed è in grado anche di stabilire le correnti di guasto, ma non di interromperle. Quindi se c'è un guasto tiene chiuso la corrente di guasto, va bene, ma non la può interrompere. Bene, c'è scritto qua, devono essere in grado di chiudere anche in condizioni di guasto. Ok. Poi abbiamo che cosa? L'interruttore di manovra, sezionatore IMS con fusibili. Si chiama anche combinato, questo tipo di apparecchio. Quindi è l'unione del fusibile più del sezionatore più il fusibile, e quando il fusibile fonde, praticamente il fusibile ha un dispositivo elettromeccanico che agisce sul sezionatore e lo fa aprire. Va bene, quindi la corrente di guasto è estinta dal fusibile, una volta che è estinta il sezionatore si apre automaticamente. Ecco, questa è un'unità funzionale con all'interno un interruttore di manovra sezionatore, IMS, che è questo qui che vediamo, con fusibili, ok? Con la messa a terra fissa, che sarebbe questo coltello qui che sale, è questo qua. Che cosa succede? Praticamente io quando il sezionatore è in funzione chiuso, lo posso mettere in condizione di aperto, va bene, e poi messo a terra. Con la messa a terra praticamente che cosa faccio? Dentro il vano il sezionatore mette in cortocircuito le tre fasi, che sono poi con questa sbarra qui di terra collegate alla terra del quadro, quindi la messa a terra avviene a monte del fusibile e poi avviene a terra, perché contemporaneamente quando faccio questa manovra si alza questo coltello, si liberano delle cavi che mettono a terra a valle, cioè il punto di collegamento dei cavi. Ora, questo non è esattamente l'interno di questo quadro, perché questo è l'interno di un quadro che ha l'interruttore, che è questo qui, che è dei TA, però il coltello è lo stesso, diciamo così, la filosofia è esattamente identica. Ok, questo coltello qua di messa a terra praticamente è similare a questo che vediamo qua. Va bene. Devo andare in stabilimento a fare una foto a questo, perché ce l'ho di sotto, ma non l'ho mai fatta. Allora, i fusibili, vabbè, sono apparecchi che interrompono su guasto, va bene, quindi qua abbiamo di diverse tipologie, e poi abbiamo l'interruttore. L'interruttore apre sotto carico, apre per correnti di guasto, ok? Correnti induttive, capacitive, resistive, va bene, eccole qua. E, però non garantisce il sezionamento metallico del circuito, quindi va messo sempre in serie a un sezionatore. L'interruttore ne abbiamo di diverse tipologie, abbiamo gli interruttori con la tecnica di interruzione con l'ampolla in vuoto e gli interruttori che sono invece con la tecnica di interruzione in SF6, cioè in esafluoro di zolfo, va bene? Progressivamente questo tipo di tecnologia di interruzione sulla media tensione secondaria la vedremo che andasse ad abbandonare nel corso degli anni che verranno, per prediligere, diciamo così, la tecnica di interruzione in vuoto, perché l'esafluoro di zolfo purtroppo è un gas serra, però
ce n'è contenuto veramente una quantità irrisoria o quasi, l'interruttore poi è sigillato, però questo vogliono le norme sui regolamenti ambientali, quindi andremo progressivamente poi a sostituire, diciamo, l'SF6 con la tecnica dell'ampolla in vuoto. E abbiamo l'interruttore in vuoto, ad esempio, che sono gli interruttori Evolis, okay, sia per la distribuzione secondaria che per la distribuzione primaria, dove hanno una forma costruttiva differente, perché questi qui magari portano 630 A, questi ne portano 2005. E poi la distribuzione secondaria, gli interruttori in gas, si chiamano SF1 o SF7 se montano questi TA, che poi non ne facciamo più. E per la primaria invece, quindi correnti più elevati, è LF1, LF2, LF3, secondo il numero di correnti di tensione. Caratteristiche degli interruttori in SF6. Allora, questa qui è una tabella che definisce le, diciamo così, le caratteristiche dell'interruttore SF1, che è disponibile, questo ve lo dico soltanto per insegnarvi a leggere la tabella, no? Le tabelle con i valori, perché non è che sono tutti uguali le apparecchiature, no? La tensione nominale, quindi va da 12 a 36 kV, la tensione UD e la tensione UP, quindi la tensione di tenuta a frequenza di esercizio e la tensione a impulso atmosferico. Vedete, questo, se è un 24 kV, come dice la norma, deve essere 50 rispettivamente 125 kV. La corrente nominale può arrivare addirittura fino a 1250 A. La corrente di cortocircuito è in grado di stabilire e di interrompere 12, 5, 16, 20 o addirittura 25. La corrente IK, quindi la withstand, quella di tenuta, che è uguale, addirittura per 3 secondi. Prima avevamo visto, se ci fate caso, tenuta a 1 secondo, quindi addirittura quanto tiene 3 secondi questo apparecchio. La corrente di picco e poi la classe di manovre, è un M2. M2 l'interruttore fa 10.000 manovre, non 5.000 come sezionatore. Okay. La durata elettrica è 2 e quella invece di correnti capacitive è C2. Queste sono le classi migliori, quindi questo interruttore qua praticamente ha le caratteristiche elettriche migliori in assoluto riferite alla norma. Trasformatore di corrente e trasformatore di tensione. Allora, trasformatore di corrente e tensione a che cosa servono? A prendere dei segnali sulla media tensione di corrente e tensione e a inviarli al relè di protezione, perché al relè di protezione io non lo posso collegare direttamente ovviamente sulle sbarre di media tensione perché si fulminerebbe. Quindi cosa succede? Abbiamo dei parametri caratteristici anche per i trasformatori di corrente e di tensione, che sono la classe di precisione dello strumento e la prestazione. La prestazione è il massimo carico che posso collegare al secondario del mio trasformatore, senza che questo fuoriesca dalla sua classe di precisione. In volta ampere, cioè il trasformatore deve andare ad alimentare della cavetteria e l'ingresso del relè, e quindi posso operire a una determinata potenza, no? Superata la quale poi comincio a uscire dalla propria scala di misura. Quindi oggi con le protezioni elettroniche non c'è più questo tipo di problema, perché comunque la protezione elettronica consuma molto poco, anzi potrebbe esserci il problema inverso, che abbiamo un secondario che ha una potenza in volta ampere troppo elevata rispetto alla prestazione effettiva richiesta, e quindi potrebbe uscire analogamente a fuori scala, quindi non deve essere troppo elevata la prestazione del secondario del TA o del TV rispetto a quella che al carico effettivo che io gli devo collegare. Però questo è un problema che generalmente non si presenta se si compra un quadro già finito, nel senso ci pensiamo noi, no? Installare i giusti TA e i giusti TV. C'è una domanda: può ripetere i requisiti di distanza massima tra locale di consegna e utente? Allora, non è che c'è una distanza massima, ok? Cioè la distanza è quella che faccio io, però fate attenzione che tra locale di consegna e locale utente. Allora, la distanza è quella che mi serve, cioè in base all'installazione che devo fare, però torno un passo indietro.
L'unico requisito è che la norma requisito, la norma dice che il cavo deve essere di collegamento minore uguale a 20 metri. Ok. Se siamo sopra i 20 metri, perché se magari ho rifacimento così, va bene, basta che